Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno! Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. E allora ragazzi, la Juventus scivola al settimo posto, o al sesto, non lo so, non so ora tecnicamente dove siamo situati. Naturalmente la classifica è cortissima, è una classifica parziale, è una classifica momentanea, è una classifica che cambierà di giornata in giornata, però alla decima giornata dobbiamo registrare una Juventus al sesto posto. Con una capolista distante 7 punti. Ok. Quindi adesso la trasferta di Udine dovrà essere una trasferta vincente, non si può sbagliare. Da questa situazione non si può sbagliare. Da Udine la Juventus deve ritornare con i 3 punti obbligatorio, altrimenti veramente si apre una falla che poi è pericoloso aggiustare, chiudere, sistemare, tappare. Quindi Udine deve essere obbligatoriamente una trasferta vincente, in virtù anche della partita di Napoli-Atalanta, perché sarà una bella sfida delle 12:30. Lì il Napoli, secondo me, non avrà vita facile. L'Atalanta è una veramente una brutta bestia, una brutta bestia, una macchina da gol. Una squadra che, se non sbaglio, ha fatto 26 gol. Il Napoli non è una squadra che segna tanto, ne ha più uno in più di noi, se non sbaglio. Siamo sui 18 gol. E ha la miglior difesa con 5 gol. Però non è una squadra che segna tanto. Invece l'Atalanta è una macchina da guerra. Gasperini ha sostituito questo Koopmeiners in maniera subito adeguata con questo Samardžić, che subito si è inserito e addirittura anche è andata anche in rete e sta facendo anche delle buone prestazioni. L'Atalanta e Gasperini inserisci Retegui e diventa fenomenale, inserisci Scamacca e diventa fenomenale, inserisci Samardžić e diventa bravo, tutti diventano bravo. E l'ambiente, e la società, e l'allenatore che ti dà questo pregio. Quindi col Napoli, il Napoli sarà una brutta brutta partita per il Napoli, difficile, nel senso, poi potrebbe anche vincere, attenzione, però sulla carta questa, secondo me, è una delle partite più difficili, insieme a quella con l'Inter. Quindi io per questo ancora credo ancora allo scudetto, perché questa partita del Napoli, naturalmente noi dobbiamo assolutamente vincere, potrebbe, metti che ci scappa un pareggio, che l'Atalanta magari riesca a fare il risultato al San Paolo, al Maradona, potrebbe riaccorciare, rimettere la classifica, diciamo, in una posizione migliore. Per questo io ancora allo scudetto ci credo, ma bisogna fare punti, adesso Motta e Giuntoli gli dirà a Motta: caro Motta, adesso il tempo degli esperimenti, il tempo delle chiacchiere è finito, adesso dobbiamo fare punti, perché se continuiamo così a filosofeggiare in questa maniera, qui scivoliamo, scivoliamo, scivoliamo e ci andiamo a perdere nel bardo della classifica. Quindi ora servono i punti. Adesso basta. Quindi Motta adesso non può più sbagliare. Non potevo sbagliare neanche io. Comunque, quello che è fatto. Io ribadisco sempre il fatto che con l'infortunio di Bremer, Motta è andato in confusione mentale. In confusione mentale. Ma anche ci sta. Ci sta, perché Bremer, l'infortunio di Bremer, ragazzi, è un infortunio pesante da digerire, perché è il più forte centrale che c'è, secondo me, uno dei più forti che c'è al mondo. Quindi
uno che ti viene la, uno che ti, e poi a parte i numeri dicono che con Bremer hai subito, se non sbaglio, un gol. Senza Bremer ne hai subiti, non lo so quanto, 5, 6, non so quanto, 6, 7, non mi ricordo. Comunque ne hai subiti molti. Quindi sostituire Bremer è difficile. Lo stesso fatto di Danilo, che lo fai giocare. Lo so, è sbagliato, ma lui ha anche paura che si fa giocare sempre Kalulu, perché Kalulu, ragazzi, non è che dobbiamo dimenticare che viene da una Chrono Story a livello di infortuna, di infortuni, molto bella. Kalulu ha i suoi problemi, ha avuto i suoi problemi, quindi quello nella mente c'ha i flash. C'ha i mostri morti nella mente, perché ha paura, e lo deve anche un pochino risparmiare a Calulo, perché se si spacca Calulo, allora ci possiamo andare a buttare tutto dal ponte. Cioè, poi mi dite, Danilo, io ero propenso a prendere uno svingolato, che forse uno svingolato è più forte di Danilo, questo sì, però lo capisco a Motta, però lo capisco. Lo capisco perché cerca di preservare Calulo. E lì, in quel punto, gli puoi adattare a Jacob Myers, caro Motta. A questo punto puoi metterlo a centrale difensivo, perché lui nasce anche lì centrale difensivo. A mali estremi, estremi rimedi. Il problema è anche Vlahovic. Vlahovic, ragazzi miei, è bene che lo volete criticare, criticatelo quando volete, però Vlahovic deve riposare. Deve riposare. Deve riposare assolutamente. Quindi ci sono tante situazioni che alla fine poi abbiamo voluto noi, hanno voluto loro, cioè la coppia Giuntoli Motta ha voluto loro, hanno voluto, perché Vlahovic non hanno preso nessuno e la colpa è di loro. Bremer non tanto, perché Bremer non si, però io mi sarei tenuto Rugani, non l'avrei mai tolto Rugani. Anche con Bremer integro, non lo so perché, ma Rugani me lo sarei tenuto. Ci sono delle cose che hanno voluto un pochino, loro hanno voluto. Diciamo, ci sono dati la zappa nei piedi con queste situazioni. Dico Gonzales, tutti lo dicevamo, dico Gonzales, state attenti perché è pericoloso questo c'ha i muscoli di gracile come è un altro Dybala. Cioè, le sappiamo noi queste storie con Dybala che si sfasciava ogni 2 partite. Cioè, le abbiamo con Costa, cioè, le abbiamo vissute sulla nostra pelle queste situazioni. Perché dobbiamo sempre ripetere gli stessi errori? Sono 38 milioni, non sono noccioline. Quindi ci sono delle cose che hanno voluto loro. Comunque, alla fine del discorso, ragazzi, è semplicemente uno. Bisogna vincere a Udine. Bisogna vincere a Udine. Cioè, non mi interessa a questo punto neanche come si vince, perché servono a questo punto. Vedete, quando vi parlo di percorso di crescita, quando parlate di percorso di crescita, poi certe volte io dico, ma veramente o ci siete o ci fate. O ci siete o ci fate. Perché io ieri ho letto dei commenti nel post che ho fatto, allucinanti, allucinogeno. Veramente, a livello di demenza. A livello di demenza senile, perché io dico una cosa, ma se tu lotti per lo scudetto, ma non è un percorso di crescita questo? Cioè, è una cosa allucinante. Io è così che il percorso di crescita sto facendo. Qual è quel percorso di crescita che sto facendo? Ah, tu allora preferisci lo scudetto al percorso? Come io preferisco lo scudetto al percorso? Ma se io lotto per lo scudetto, è normale che sto facendo un percorso di crescita. Una cosa non esclude l'altra, sono cose che vanno a braccetto, è normale. Se io sono una squadra che gira bene, che va bene, che gioca bene, è normale che sono nelle prime posizioni. Ma scusate, io veramente rinuncio ormai a capire i vostri concetti di percorso di crescita. Io non lo so. Un percorso di crescita è un vincente o ci sono i percorsi di non crescita? Scusate, di che stiamo parlando? Quindi, veramente certe volte io, se ho un tifoso occasionale, penso solo al risultato, a che cosa devo pensare? Ma io a cosa devo pensare? Cioè, io quando compro un giocatore, la Lazio ha comprato giocatori che a 20.000 lire, a 20 euro, e si ritrova sopra di noi. Loro
loro devono fare il percorso, loro possono essere giustificati. Ma se io mi presento allo stadio con un giocatore da 60 milioni, ma io posso dire ai tifosi, no ragazzi, questo è preso perché dobbiamo noi soltanto fare un percorso di crescita. Cioè con un giocatore da 60 milioni, un altro di 50 milioni, ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Io per questo mi incazzo. Cioè io posso, accetto tutto, accetto che voi difendete Motta, ma lo difendo anche io Motta, io Motta non lo attacco. Io Motta non lo attacco, non ho mai detto Motta out e non lo dirò. Io sto dicendo che Motta è in confusione, ha dei problemi mentali, causati secondo me dall'infortunio di Breno, perché lì in quel reparto secondo me Motta era sistemato, aveva trovato la chiave. Con Bembe era più sicuro. Tolto quel giocatore si ritrova un peso in più, un problema in più, tutto lì. Già c'è il problema fase offensiva che non decolla completamente. Ora poi si è aggiunto anche questo, quindi secondo me lì si sono accavolati dei problemi che hanno portato a questi, diciamo, risultati contro lo Stoccarda, contro l'Inter, perché contro l'Inter abbiamo fatto una bella partita, ma sono state più situazioni, diciamo, non organizzate. L'Inter si poteva fare male veramente. Comunque 4-4 il risultato parla. Quindi questo voglio dire io. Ragazzi, il percorso di crescita significa percorso di crescita vincente, è normale. Se una squadra gioca bene si trova in alto, se una squadra gioca male non esiste percorso di crescita, esistono soltanto brutte prestazioni. Juventus Parma non è un percorso di crescita, Juventus Stoccarda non è un percorso di crescita. Capite qual è il vostro problema? Io capisco che voi vi siete tutti allegri nei mezzi coglioni e per voi e secondo voi è tutto finito, ma non è così. Togliere Allegri era fondamentale, ma era fondamentale prendere l'allenatore giusto. Abbiamo scelto Motta, gli stiamo dando, diciamo, il tempo giusto, che sono passati già 3 mesi, sono già 10 giornate dove qualcosa si deve vedere e non si vede nulla. Non si vede nulla. Possiamo dire che c'è un problema, possiamo dire che abbiamo un po' di confusione, e questo si dice. Non si sta dicendo domani deve essere esonerato Motta. Non lo stiamo dicendo questo. Stiamo semplicemente dicendo che Motta è in confusione. Motta adesso ha avuto e deve vincere, perché la classifica già si sta allungando. Ed è pericoloso, perché anche quest'anno, a me lo dico finora, abbiamo la Lazio che gioca a calcio, la Fiorentina che sta giocando a calcio, l'Atalanta che sembra veramente aver trovato una squadra massiccia, il Milan quello che è, Lazio, Napoli, Roma e Inter, voglio dire, sono quelle che sono. Quindi dobbiamo aprire gli occhi, tutto là. Poi se lo volete capire il mio concetto, il mio discorso, bene, ma se non lo volete capire io non vi posso fare niente. Tenetevi le vostre convinzioni, tenetevi i vostri atteggiamenti e non mi rompete neanche i coglioni, non mi rompete neanche i coglioni. Perché quando io devo sentire qualcuno scrivere che sulla mia juventinità, quello secondo me sono pochezze, sono bassezze, sono cose infantili che tu non sai neanche chi sono e che cosa ho fatto e che cosa avrei fatto e che cosa potrei fare per la Juventus, soprattutto quello che ho fatto. Quindi non voglio neanche commentare questa situazione. Comunque ragazzi, un abbraccio e come sempre, ma se ci incazzate, fino alla fine forza io.